Carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi in questo nuovo filmato vi parliamo di termocoppia, cioè di quel meccanismo che nel caso di spegnimento accidentale della fiamma blocca la fuoriuscita del gas. Già in precedenza abbiamo fatto un filmato su questo argomento per far vedere come si cambia una termocoppia. Oggi invece facciamo vedere come si fa a capire se questa termocoppia è difettosa. Quindi ora procediamo allo smontaggio del nostro piano cottura. Allora, per prima cosa dobbiamo pulire il punto di contatto della termocoppia col suo supporto, perché che cosa succede? Nell'uso del piano cottura è normale che si formi dell'ossido o delle incrostazioni di grasso in questo punto. Quindi andiamo per prima cosa a staccare la termocoppia. Ora, con l'ausilio di un cacciavite oppure di una spazzola metallica o con un pochino di carta vetrata, bisogna pulire questo punto che sicuramente troverete annerito. E anche il bulloncino della termocoppia va pulito. Una volta che appunto avete fatto questo tipo di pulizia, rimontate la termocoppia. Stringendolo nuovamente con la chiave. A questo punto potete provare. Se funziona, chiaramente il problema era soltanto lo sporco e l'ossido che si era formato in quel punto. Se non dovesse ancora funzionare, allora bisogna verificare il funzionamento vero e proprio della termocoppia. Per fare questo, quindi, è bene smontare di nuovo la termocoppia. Stacchiamo la termocoppia anche dal suo contatto. Ecco, ora una volta che abbiamo la termocoppia in mano possiamo testarla col tester. Quindi prima cosa vediamo la continuità della termocoppia. Quindi prendiamo il tester, lo posizioniamo nella scala come ohmmetro per misurare appunto gli ohmmetri della resistenza. Nella scala più bassa, in questo modo. Quindi posizioniamo i puntali, uno sul morsetto di contatto e uno alla base della termocoppia. Ecco, come vedete ci dà la piena continuità, quindi vuol dire che la termocoppia è integra. Ora dobbiamo vedere se la termocoppia è in grado di tirare fuori la tensione necessaria per il suo funzionamento. Quindi posizioneremo il test nella posizione ohmmetro in corrente continua nella scala più bassa. Quindi posizioniamo sempre i puntali nella stessa posizione e con l'ausilio di un accendino andiamo a scaldare la termocoppia per vedere appunto se l'indice si muove. Ecco, come potete vedere l'indice del tester sta salendo. Quindi vuol dire che sta generando una tensione. Infatti se io adesso lo spengo, come vedete l'indice ritorna a zero. Quindi vuol dire che la termocoppia è funzionante. Ora, se la termocoppia è funzionante e il problema del vostro piano cottura sussiste, allora vuol dire che il componente difettoso è il magnete che si trova all'interno del rubinetto. Allora, una volta che abbiamo constatato che la termocoppia è in buone condizioni, vuol dire che il problema è sul magnete che si trova qui vicino al rubinetto. Quindi dobbiamo svitare per poterlo poi sostituire. Allora, prendiamo una chiave,
del numero adeguato, della grandezza adeguata, e andiamo a svitarlo. Una volta allentato, poi si può svitare anche con le mani. Ecco, una volta svitato, come vedete, il componente è questo, è il magnete che va sostituito. Quindi dovete andare col campione presso un ricambista di elettrodomestici e potete riacquistarlo e rimontarlo. Quindi una volta che avete il magnete nuovo, basta rimontarlo facendo la strada al contrario, quindi inserendolo nel suo alloggio e rinvitando la copertura, la quale andrà stretta molto bene. Allora, questo è il nostro magnete che abbiamo smontato. In pratica la funzione di questo componente è quello di aprire e chiudere il flusso del gas. Cioè riceve dalla termocoppia l'impulso elettrico, una volta che la termocoppia si scalda manda l'impulso elettrico e apre il circuito del gas. Quando la termocoppia si fredda, la corrente smette di arrivare al magnete, il quale rilascia e quindi chiude il passaggio del gas. Comunque bisogna dire che non è facile che questo magnetino si basti. In genere, la maggior parte delle volte, il problema è dovuto o allo sporco che si verifica nel punto di contatto della termocoppia con il piano cottura, oppure alla termocoppia stessa. Per concludere possiamo dire che quando andate a smontare il piano cottura, come già abbiamo detto in precedenti filmati, che andate a svitare le viti che fermano il piano di lavoro, avere molta pazienza, perché c'è la possibilità che queste viti non si svitano in quanto sono piene di ossido o di grasso secco. E poi, chiaramente, visto che mettete le mani all'interno di un piano cottura, di un apparecchio che c'è corrente elettrica, conviene fare l'operazione staccando prima la coperta. Carissimi amici, un saluto a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, inviate dei commenti o delle domande se avete dei dubbi, e avrò il piacere di rispondervi. Grazie e arrivederci.